Ciao a tutti e bentornati su Storie Vere. La storia di oggi parla di un bambino di 8 anni che scompare ogni sera, al che il padre lo segue di nascosto e scopre il suo segreto. Prima di iniziare, ricordatevi di lasciarci un mi piace, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri fantastici video. Quando notò che suo figlio da giorni ci metteva più tempo del solito a tornare a casa da scuola, Barry sospettò subito che ci fosse qualcosa che non andava. Quando poi si accorse che il bambino improvvisamente non aveva più la paghetta per comprarsi le figurine o la merenda, iniziò seriamente a preoccuparsi. Ma quando un giorno lo seguì di nascosto, quello che scoprì lo lasciò senza parole. Ken Amante, che all'epoca aveva solo 8 anni, viveva nella città di Davao, nelle Filippine, con i suoi genitori. Anche se era così giovane, Ken era un bambino molto responsabile. Ogni giorno andava a scuola e tornava a casa da solo. Ma quando iniziò ad arrivare a casa sempre più tardi, suo padre sospettò che stesse succedendo qualcosa di strano. Barry Amante era un uomo che lavorava sodo, era un meccanico e gestiva la sua carrozzeria. Ma in quanto a entrate, alcuni mesi erano migliori di altri. Per non far mancare l'indispensabile alla sua famiglia, doveva buttarsi a capofitto nel lavoro. Sapeva che nulla nella vita è gratis e crebbe con questa forte etica del lavoro anche suo figlio Ken. Ma quando il bambino cominciò a sgattaiolare via dopo la scuola senza dirgli niente, si rese conto di essere stato un po' troppo severo con lui. Anche se la famiglia non navigava nell'oro, Barry dava sempre al figlio una piccola paghetta. Era importante insegnargli il valore del denaro fin da piccolo. Ma da 2 settimane a quella parte, Ken era sempre al verde. Dove andavano a finire i soldi? Quando Barry scoprì per cosa il figlio spendeva tutti i suoi soldi, diede il via ad una catena di eventi che avrebbe cambiato la loro vita per sempre. Dopo 2 settimane di questo strano comportamento del figlio, la curiosità di Barry lo stava ormai uccidendo. Ora basta. Quel giorno, il padre lasciò di nascosto la porta del garage aperta mentre lavorava, in modo da poter controllare esattamente quando Ken tornava a casa. Ma fu quasi deluso quando vide suo figlio che camminava lungo il vialetto in perfetto orario. Osservò il ragazzino aprire tranquillamente il cancello e correre dentro casa. Solo 10 minuti dopo, Ken uscì di nuovo e cominciò a camminare di nuovo lungo la strada. Barry notò che aveva ancora lo zaino di scuola sulle spalle. Ma perché? A giudicare da come rimbalzava sulle spalle del bambino, lo zaino era palesemente vuoto. Dopo aver dato a Ken un po' di vantaggio, cominciò a seguirlo. Il bambino entrò nel negozio di alimenti locale e il papà curioso lo osservava da lontano, aspettando che riapparisse. Quando Ken uscì di nuovo dalla porta, il suo zaino era pieno e sembrava molto pesante. Ken svoltò a sinistra e continuò a camminare lungo la strada. I bar e caffetterie del loro quartiere lasciarono il posto ai banchi dei pegni, a discariche e a pub malfamati, mentre il bambino si addentrava sempre più nella parte brutta del quartiere. Barry cominciò seriamente a preoccuparsi. Non era assolutamente un posto adatto per un bambino di 8 anni. Quando Ken svoltò in una strada laterale, Barry lo seguì da vicino, facendo attenzione a non farsi vedere. Sbirciò dietro l'angolo e rimase più confuso di prima. Suo figlio era in piedi, in mezzo a una strada vuota. Dopo qualche secondo, Ken si accovacciò lentamente e tirò fuori qualcosa dal suo zaino. Barry lo guardava disorientato. Cosa stava facendo? Poi sentì un rumore e vide un movimento nei cespugli ai lati della strada. All'improvviso 3 animali guardarono fuori dai loro nascondigli, corsero intorno a Ken e cominciarono a girargli intorno. Barry non sapeva cosa fare, ma seguì il suo istinto paterno e cominciò a correre verso suo figlio. Raggiunse Ken e cominciò a cacciare via il branco di cani. Ma poi capì. A terra c'erano piatti e lattine di cibo per cani. I poveri cani randagi non erano nelle migliori condizioni. Erano chiaramente malnutriti e il pelo cresceva a chiazze. Mi vergogno a dirlo, ma ero piuttosto disgustato, ha ammesso Barry. Ma suo figlio stava per dargli una preziosa lezione. I cuccioli, che Ken aveva chiamato Brownie, Whitey e Blackie, scodinzolavano allegramente intorno al bambino, aspettando il cibo.
Ken alzò lo sguardo e vide la faccia severa di suo padre. Gli doveva una spiegazione. Il bambino confessò che aveva usato la sua paghetta per comprare tutto il cibo per cani che poteva e ogni giorno, da 2 settimane, era andato lì a dar da mangiare ai cani randagi. Barry era senza parole. Sapeva di dover condividere col mondo questo meraviglioso esempio di generosità e altruismo datogli dal figlio. Nel febbraio 2014, Barry scattò l'ormai famosa foto di suo figlio che dava da mangiare ai randagi e la pubblicò su Reddit, dove presto attirò l'attenzione degli amanti degli animali di tutto il mondo. «Mio figlio ha cambiato completamente la mia prospettiva», ha scritto. Barry era commosso dall'altruismo del figlio, ma era anche preoccupato per la sua salute. I cani randagi possono portare malattie e non voleva che il figlio corresse rischi. Così i due hanno raggiunto un compromesso. Barry ha detto a suo figlio che avrebbe pagato lui il cibo per i cani a una condizione. Ken avrebbe dovuto fare il vaccino antirabbico e portare sempre con sé il disinfettante nello zaino. Quando Ken disse a suo padre che il suo sogno era quello di aprire un rifugio per animali per prendersi cura dei randagi che vivono per le strade di Davao, Barry si mise a ridere. Ci sarebbero voluti molti soldi e molto tempo, non meno di 20 anni, prima che il sogno di Ken potesse diventare realtà. Ma quando meno se l'aspettavano, la comunità di internet è venuta a loro in aiuto. Dopo aver visto l'incredibile risposta al suo post su Reddit, Barry ha deciso di aprire un sito web per Ken chiamato Happy Animals Club. Ha anche permesso a Ken di portare a casa Blackie, Whitey e Brownie per prendersi cura di loro e ben presto si sono ritrovati a gestire un piccolo rifugio nel loro garage. Barry ha aiutato Ken a pubblicare aggiornamenti sul sito e la risposta del pubblico è stata a dir poco incoraggiante. «Amo gli animali, ho adottato un cane e 2 gatti randagi. Fin da quando sono piccolo ho sempre voluto aprire un rifugio per animali per aiutare i cani e gatti che vivono per strada», ha scritto il giovane Ken sul suo sito. L'obiettivo principale di Happy Animals Club è quello di salvare i cani per il canile della città. Il funzionario del canile mi ha detto che la maggior parte dei cani viene abbattuta perché solo il 20-30% dei proprietari rivendica i propri animali e nessuna organizzazione animalista sta facendo qualcosa in proposito. Le donazioni hanno cominciato ad arrivare da sostenitori in tutto il mondo. Ken e suo padre hanno potuto affittare un grande spazio per un anno, comprare materiali da costruzione e assumere dei falegnami per costruire un rifugio a regola d'arte. Dopo mesi di duro lavoro, Happy Animals Club ha finalmente aperto le sue porte a decine e decine di animali in difficoltà. Il rifugio attualmente ha 2 grandi recinti, 2 appartamenti e altri spazi per gli animali. Qualche anno è passato dall'inizio di questa storia. Ken è ormai adolescente e continua a portare avanti il suo sogno di aiutare gli animali. Il rifugio si è ulteriormente espanso grazie ai volontari che stanno aiutando Ken e la sua famiglia a gestirlo. Il sito web di Happy Animals Club è molto attivo e continua a dare aggiornamenti sul rifugio e sui progressi degli animali che vengono aiutati. E ora Ken non si limita ad accogliere i cani. Una volta che sono state costruite le strutture adeguate, il rifugio ha anche iniziato a salvare i gatti della zona. Sul sito c'è anche un elenco completo degli animali pronti all'adozione e l'impegno di Ken è di trovare una casa definitiva a tutti gli animali che salva. Questo è tutto per oggi, amici. Grazie per aver guardato questo video e continuate a seguirci su Storie Vere per altre bellissime storie.